Mi faccio vedere, io la tiro su così, con i peppini, farina abbondante, in modo tale che si separa bene. Io la deposito di solito tirata su così, la giro così subito, che la parte un pochino più umida. La, con la semola fantastica, fina, la palpo un po' e la largo classica, spingendo l'aria sul fondo. Dimmi quando mi inquadri che di profilo non vengo bene, quindi sarà sempre così. Ok. Dopodiché, pur non sapendola fare, me la giro un po' sulle mani, con le dita, quando vedo che ci sono delle parti un pochino più larghe, la lavoro e me le allargo. Gli do un altro bagno di semola, che male non va, perché così evitiamo che si attacchi sulla pala. Quando è bella così, la si può già gestire anche, me la accomodo un pochino sul palettone, questa palettona a misura fatta da me medesimo. Buone, condiamo. Ecco, le uccidiamo le bolle, accomodiamo la pasta. E accondisciamo, che è un accondimento. La voce del verbo accondire. Guarda, è bella già, questa farina parla, già sta dicendo mi gonfierò. Vediamo se mantiene la promessa. Cosa stai mettendo? Mozzarella, ecco, salame, camembert. Ecco, spiega cos'è il camembert. Non è che tutti sanno cos'è il camembert. È un salamino affumicato. È un salamino affumicato tipico trentino. Spettacolare. Buonissimo. Quello è Wurst, che è... Spiega cos'è il Wurst. Carne di maiale insaccata dai tedeschi. No, che qualche italiano. Sì. Questa è di origine di l'anduia, poca anduia, beh. Non so dove metterla, ecco di qua. L'anduia cos'è? L'anduia è una pasta fatta col grasso di maiale e peperoncino piccante. Ecco, io lo sapevo, per me l'anguria era un frutto di bosco. Una specie di anguria. Rosso. È piccante, quindi molto... No, non l'hai presa piccante. Sì, è piccante, guarda, non è che non l'ho presa piccante, è piccante, non è che c'è scelta, no? Questa è ricotta. Vedi da quanta ne metti? Ok, direi che... per aggiungere qualche grammo di grasso ai nostri corpi. In forno. Col petto giusto, la si posa e si chiude. Da quando si... Timer. Deve... Brava, tanta roba, di qui. Timerone. Siamo pronti. Voltiamo la pizza. Anche perché... Nessun culo di scorticchiato, guarda che bella. Cosa dici, la tiriamo fuori? Siamo a 1:50. Sarà utile. Allora, la facciamo vedere. Per me c'ha qualche bruciatura, ma è molto, sembra bella. La nuova resistenza questa è. Un bel bordo, e morbido, sicuramente. E cotta perfetta sotto, la bomba. Guarda che bolla, quella volevo vedere io, la ciccia bolla, guarda che bella, spettacolare, alveolata.